Salve a tutti, bentrovati, benvenuti ai dottori ai provinciali. Un grossissimo benvenuto alla gradita ospite di questa sera, quindi l'autrice Laura Gronchi. Benvenuta, Laura. Grazie Ciao, buonasera, grazie Elisabetta. a te per essere qua, per aver accettato l'invito. Allora, la nostra bravissima Laura Gronchi è in collegamento dalla provincia di Pisa, quindi dalla splendida Toscana, precisamente da Buti. Per prima cosa, Laura, come stai? Come va dalle tue parti? Facendo le corna. A me va benissimo. Oh, bene. Veramente un bel periodo. Ottimo. Dalle mie parti va tutto bene. Bene, dai, in mezzo a tutto questo cataclisma che ci circonda, la provincia di Pisa non si può lamentare. E questa è un'ottima cosa, mi fa molto piacere. Cioè, Buti è un paesino piccolo, quindi cioè, non è che ci sia una grande vita, cioè, è medievale, piccolino. È bello però, dai, è una bella realtà. Cioè, penso che la qualità della vita sia buona. Ottima, c'è tanti percorsi vita, c'è tanta natura e c'è anche tanta storia, perché cioè, io ormai lo do per scontato, perché cioè, ce l'ho davanti. Però c'è Casteltonini che, vabbè, Caspita. c'è una stradina che porta su e si apre in un centro medievale che è veramente carino. È piccolino, tutto è abitato, le case sono state anche un po' ristrutturate, però a prima occhiata, passando l'arco appena si arriva su, vedi questa piazzetta Splendido. con tutte le casine. Immagino. E Laura, tu sei abituata, quindi per te non è una novità, è il quotidiano. Per chi vive in una grande città, magari una periferia, come andremo a parlare, non è proprio tutto così scontato, ok? Poi si vive sul turismo, un centro piccolo, sarà sicuramente anche curato, quindi insomma, certo, magari uno per trovare certi servizi, certe cose si deve un po' spostare, va a Pisa, però voglio dire. Direi che purtroppo è poco, questa zona è poco conosciuta. Poco È poco conosciuta, quindi conosciuta, ma zero turismo. zero guarda, forse, ma è meglio, perché nel momento in cui vi trovano siete finiti, vi porteranno magari un po' di soldi, però secondo me finite anche di quettare, già, vabbè, la butto lì, ecco, la butto lì. C'è il pro e il contro come in tutte le cose. Ecco, diciamola in questo modo. Allora, come al solito, io darò il benvenuto al mio ospite leggendo un estratto dal suo nuovo libro. E in questo caso, ve lo mostro, eccolo qua. Guardate, abbiamo leggermente un po' di riverbero perché la copertina è molto lucida, però guardate, è molto, molto dark. Ecco Con questa scritta, qua. come anche Laura ci ha. Ecco Cronache dal Borgo in rosso, il bicchiere con il vino rosso e questo sfondo nero. Però io vi dico subito che non è un giallo noir, anche perché, vabbè, lo sapete, io non sono tanto abituata, non mi piace tanto etichettare i libri. Però diciamo che i gialli noir vanno per la maggiore, mi capita spesso, no? Di intervistare autori che scrivono romanzi di questo genere. E in realtà diciamo che questo libro è border, perché vi sono degli elementi noir, sicuramente, però vi è anche un qualcosa di più. Per alcune caratteristiche potrebbe essere anche considerato, non so come dire, un romanzo di formazione? Ci sta, eh? Ci sta. E quindi la contaminazione è un'ottima cosa. Quindi i generi si usano per comodità, però poi in realtà
Un libro di genere unico non esiste, anzi, e questa secondo me è una bella cosa, una cosa molto positiva. E rimanere troppo dentro un genere sarebbe un po' riduttivo, no? Per il libro stesso sarebbe un po' poco pregnante, forse. Invece, un po' di contaminazione da quel qui. Il libro si parte benissimo, perché cioè, quando parte così, con una bella dedica, la dedica è la mia personale, però è chiaro che insomma ha una marcia in più, quindi sono contenta Vabbè. davvero. E vi ricordo la casa editrice Alcheringa Edizione. Quindi da Cronache dal Borgo di Laura Gronchi. Prologo. Stati Uniti 2010. Il primo respiro fu una lama rovente che dalla gola scese giù nei polmoni, incendiandoli e spandendo fuoco liquido in tutto il corpo. Un urlo animalesco uscì dalla bocca dell'uomo mentre si contorceva su se stesso. Cercò di raccapezzarsi, di capire dov'era, di distinguere qualcosa. Però aveva gli occhi pieni di lacrime e non ci riuscì. Aveva bisogno d'aria, ma non si azzardava a respirare. Aiuto, aiutatemi, non ce la faccio. Resistette finché i singulti gli squassarono il diaframma e allora fu costretto a cedere. Il secondo respiro scese giù come il primo, doloroso e ardente. La disperazione e lo smarrimento rischiarono il sopraffatto. Asciugò gli occhi con il dorso delle mani e li sbatté con frenesia. Cazzo, devo capire dove diavolo sono. Era scuro intorno e continuava a vedere appannato. Si lasciò scivolare a terra, cercando di calmarsi, come l'avevano addestrato a fare. Aveva provato decine di volte nel simulatore, ma non era preparato a quel dolore atroce. Iniziò piano. Inspira poco, espira poco. Ecco. Adesso il dolore è sopportabile. Diverso tempo dopo non rimase che un leggero fastidio. Passerà anche quello, si disse. Si alzò per ispezionare l'ambiente. Era in una grotta piuttosto ampia, dall'apparenza disabitata. Decise di affacciarsi. La luce quasi lo accecò e si ritrasse. Frugò in tasca in cerca delle lenti scure, le indossò e tornò all'aperto. Era su un'altura, sotto di sé un bosco fitto, a valle distingueva una strada. Rientrò e gli sfuggì uno smorfio, osservando il materiale, le borse che lo circondavano. Troppa roba. Dovrò lasciarla qui e recuperarla in un secondo momento. Si inoltrò nell'anfratto e che sembrava scendere contorto verso le viscere della terra. Trovò una rientranza abbastanza profonda e vi trascinò dentro le apparecchiature, riparandole dietro a grossi massi. Mise in spalla un borsone con l'essenziale e iniziò la discesa. Impiegò un'ora buona per uscire dal bosco e arrivare alla statale. Sentiva male in ogni parte del corpo. Per il brusco trasferimento, lo sforzo e tutti gli innesti, ma ignorò il dolore. È solo colpa mia. Rivide lo sguardo freddo della compagna, carico di rancore e rimprovero, il pianto della figlia che lo implorava di non andare via. Scacciò il pensiero e iniziò a camminare di buona lena sull'asfalto di fianco al guardrail. Quel che è fatto è fatto. È inutile piangersi addosso. Dopo circa mezz'ora un camion rallentò e si fermò poco più avanti. Ehi amico, hai bisogno di un passaggio? Gridò l'autista dal finestrino. Incredibile, lo capisco. Sì, e lo raggiunse cauto. Dove sei diretto? A Boston.
Le parole uscirono fuori chiare, naturali, e fu sorpreso dal timbro nuovo della sua voce. Salta su, è la tua giornata fortunata. Fortunato un paio di palle. Si costrinse tuttavia a sorridere, ringraziò mentre saliva in cabina e si accomodava al posto del passeggero con la borsa tra i piedi. Si voltò poi verso il camionista, che aveva la faccia contenta di chi finalmente ha qualcuno con cui scambiare quattro chiacchiere. E adesso vediamo quanto sei bravo a sparare cazzate, pensò, mentre l'altro rientrava in carreggiata e si apprestava a tempestarlo di domande. Borgo ai Fossi 2017. Era una domenica di marzo e per Andreina cambiarsi a casa per uscire col fidanzato era una cosa nuova. Da parecchi anni i suoi weekend iniziavano il venerdì sera e terminavano il lunedì mattina, quando rientrava dai suoi a Borgo per andare al lavoro. Scelse con cura l'abbigliamento, voleva apparire carina e sicura di sé allo stesso tempo. Osservò l'immagine che le rimandava allo specchio dell'armadio, assunse un'espressione seria e cercò di mantenerla, mentre si truccava e finiva di prepararsi. Mamma, vado. E dove pensi di andare con codesta ghigna? Sobbalzò quando Nella, sua madre, sbucò davanti all'improvviso. Lo sai benissimo. Raccolse le chiavi, afferrò la borsa, quindi raggiunse il portone. Non aveva voglia di battibeccare anche con lei. Hai litigato ancora con Filippo? Stai attenta a non alzare troppo la cresta, altrimenti ti ritroverai zitella, l'ammonì seguendola. E anche fosse, meglio sola che male accompagnata. Andreina strinse i denti, proseguì verso il cancello e uscì, determinata a portare a termine quanto si era prefissa. E noi adesso ci fermiamo qui, perché con questa lettura io ho voluto introdurvi un po' nel mood del nostro libro. Però prima di entrare nel cuore dell'intervista, ovviamente dobbiamo fare un po' la conoscenza con la nostra autrice, per cui anche a Laura Gronchi toccherà la domanda di rito. Laura Gronchi. Chi è Laura Gronchi? Parlaci un pochino di te. Allora, bella domanda. Lo so. Dunque, allora, io sono originaria di Volterra, dove ho vissuto fino a 35 anni e sono una ex imprenditrice. Ho gestito per circa una trentina di anni una piccola ditta artigiana di stampaggio lamiere. All'inizio eravamo io, i miei genitori e alcuni operai. Poi, alla morte dei miei genitori, ho continuato da me. Dura. Allora, questa attività all'inizio era prevalentemente legata all'indotto della Piaggio, con tutti i problemi derivanti da essere legati a questi grossi carrozzoni che bene o male hanno delocalizzato tutto all'estero e in Italia ci sono rimaste soltanto le lavorazioni che neanche i cinesi e i pakistani vogliono più fare. E quindi la contrattazione è zero, prezzi che ti, come si dice, che propongono ai fornitori sono proprio da terzo mondo. Poi i prodotti devono essere realizzati con delle attrezzature in prestito d'uso che ti danno loro, che sono vecchie, Mamma mia. negli anni 70, e invece loro pretendono un semilavorato perfetto, certificato CE, cioè che non ci sia da dirci niente. E diciamo che con il tempo, questa ditta ci siamo diversificati e insomma, bene o male, lavorando in vari settori siamo riusciti ad andare avanti, a rendere l'azienda competitiva. I problemi sono sorti quando i miei sono morti e il personale è invecchiato.
siamo tutti invecchiati e non c'è stato verso in 10 anni, mi sembra, si era già cominciato piano, prima con poca convinzione, poi ci siamo messi proprio sotto a cercare personale nuovo, ma niente da fare. Niente da fare. Niente da fare, ragazzi, a parte pochi sono interessati al metalmeccanico e quelli interessati gli garbano più le macchine automatiche, sai, tipo laser, posso dire, centri di controllo, che uno programma e pigia il bottone e sta lì soltanto a guardare se i pezzi vengono fuori bene. Invece nello stampaggio lamiere è tutto sempre manuale, devi stare lì attento a quello che fai, quindi devi arrivare al lavoro prima di tutto sobrio, niente droghe, niente vino, niente alcol, niente cellulari, niente chat, quindi neanche niente apprendista. Punto. Perfetto. Va bene, Laura, allora, qui sei un'autrice, abbiamo capito che hai vissuto tanto, nel senso che... hai un vissuto potente, no? Alle spalle, no? Ecco, quindi una bella storia anche da raccontare, eh? Te la butto lì. E, però adesso noi ti abbiamo qui in veste di autrice, hai incominciato a scrivere, quindi io ti chiedo come ti è venuta l'idea di scrivere? Come è nata questa tua esigenza? Dunque, la stavo attraversando un periodaccio e quindi diciamo che in quel periodo lì stavo leggendo dei libri, però la storia che mi serviva a me non c'era. E quindi mi sono detta che me la scrivo da me. E praticamente ho cominciato a buttare giù una storia d'amore molto edificante che è diventata un malloppo alto così e che è sempre nel cassetto. Vabbè. E... ma guarda che comunque, ora faccio una piccola parentesi, guarda che romanzi d'amore, è proprio quelli stile Harmony, col principe azzurro, vanno tantissimo. Sì, questo lo so, però è lunghissimo. Bisognerebbe che ci mettessi... Taglia. Magari da un libro ce ne fai uscire due. Taglia. Sì. Pensa, facci un pensierino, Ci provo. Quindi questo, noi abbiamo capito che è il tuo libro d'esordio. E la scrittura non è il tuo libro d'esordio. No. Ecco, finalmente siamo al dunque. Quindi, hai incominciato a scrivere in maniera, diciamo così, terapeutica, no? Perché avevi bisogno di scrivere. Poi ho scritto tutta una serie di racconti pubblicati in antologie e continuo ancora a scriverli per il blog del mio gruppo scrittori di Firenze. Oh, questo mi piace sentire. Poi, allora, il primo romanzo vero e proprio è Ossessione, è stato pubblicato dalla Porto Sicuro Editore. Ok. Poi ho pubblicato un self Su e giù per le scale, che è praticamente è una specie di raccolta di racconti racchiusa in un romanzo. Una cosa un po' particolare, va letto perché... Certo, quindi una raccolta racchiusa in un romanzo mi fa venire subito in mente The Cameron. Darsi, sì, è quasi, potrebbe essere. E poi, vabbè, è arrivato Cronache dal Borgo, che ha avuto una lunghissima gestazione, quasi di 3 anni, perché l'ho riletto, poi l'ho mandato in editing, poi l'ho riletto un'altra volta insieme alla casa editrice. E poi finalmente siamo arrivati alla pubblicazione. E eccoci finalmente qua. Olè. Quindi passiamo a quello che noi in questo momento interessa in maniera particolare. Mi spiace che abbiamo questo riverbero, ma mi succede, ahimè, quando ho le copertine molto lucide, ma d'altro canto la copertina lucida è bella, è molto elegante, è molto, molto d'effetto. Allora, lo sappiamo che la copertina, la prima di copertina, ma anche la quarta, però soprattutto la prima, è quella, diciamo così, la prima cosa che si vede di un libro è un po' la carta d'identità.
Ci puoi dire qualcosa su questa copertina? Ovviamente senza decodificare troppo, perché la decodificherete voi lettori, perché questo io ci tengo sempre a sottolinearlo, quindi lo dirò sempre nelle mie interviste, perché non è così scontato. Allora, io e Laura potremo parlare tantissimo del libro, ok? Ore. Ma un libro deve essere letto. Per cui solo con la lettura capirete quanto in effetti la copertina sia molto adatta al contenuto, molto evocativa. E adesso Laura, appunto, prego a te la parola se ci puoi dire qualcosa. Guardate qua, la avvicino. Olè, così Allora, abbiamo meno riverbero, direi. sì, un pochino meno c'è. Oh, bene. Allora, diciamo che la copertina è stata realizzata da un fotografo, Mirko Prosseda, che stava cercando di entrare appunto nel mondo editoriale. Io gli ho fornito un po' una traccia generica e quando mi è arrivata la copertina, ha detto: è lei, non so come ci è arrivato, ma l'ha fatta proprio. Allora, il finestrone rotondo è ricorrentissimo nel libro. E la persona che si vede raffigurata lì è Andreina, e le uniche volte che guarda direttamente dal finestrone fuori sono i due momenti salienti del libro. E ricorrenti sono anche i due bicchieri di vino, precisamente vin brûlé, anche se, vabbè, accontentiamoci Ah del vino. beh, lo vedranno, cioè lo appureranno i lettori. Comunque si tratta di due bicchieri di vino, questo, lo vediamo bene. E la carta dei tarocchi è quella delle stelle, la carta più bella che ci sia nel mazzo. E ha un significato anche questo molto particolare. Ed è giusto che sia lì. È Così giusto che inizia sia e lì. così finisce. Perfetto, quindi noi ci fermiamo qui. Quindi la nostra Laura ha un po' illustrato la copertina e quindi ci ha dato parecchi input. E adesso, Laura, ahimè, dobbiamo spoilerare qualcosina di più. Per cui ti faccio queste due domande, te le faccio insieme, perché noi dobbiamo proprio cercare di incuriosire i nostri ascoltatori. E far sì che siano proprio invogliati a acquistare il libro e a leggerlo, perché il libro è estremamente intrigante, questo ve lo garantisco. Ve l'ho già detto subito, che è un libro particolare. Per cui, stando attenta, Laura, ma l'autore sa quello che fa, ha partorito lui il libro, è il suo pargolo, vorrei vedere. Io vorrei sapere qualcosa un po' sulla Genesi, cioè. Il perché tu hai scelto questa storia? E poi, ovviamente, qualcosa sulla trama, sulla storia e i personaggi. Già ne abbiamo nominato uno, l'ho nominato già io leggendo. Ok? Prego, quello che tu ritieni giusto per incuriosire. Ora, E di tu. incuriosire non lo so, ci provo. E provaci, vedrai che ci riuscirai alla grande. Allora, dunque, la trama è nata da un'idea. Cioè, praticamente volevo parlare della crisi economica, quella dei mutui subprime di alcuni anni fa, e delle conseguenze che ha avuto sulle piccole imprese e soprattutto sui piccoli imprenditori. Certo. E cioè praticamente su come ha influito sulla psiche delle persone, di come le ha rose, rose, logorate, e trasformando appunto delle persone che magari un tempo erano geniali, creative, in individui sostanzialmente inutili, perché si accorgono che tutto quel sapere, tutta l'esperienza che hanno accumulato durante gli anni di lavoro non serve a niente, perché Certo. non ce la fai a mantenere la famiglia, né a mantenerti, né a pagare le bollette, né neanche a fare la spesa, e tantomeno a recuperare un prestigio professionale
che avevano accumulato negli anni. E poi anche della totale mancanza di risorse che c'è stata in quel periodo lì, cioè dallo Stato che le ditte hanno avuto soltanto l'estensione, le piccole aziende, l'estensione della cassa integrazione che prima non avevano neanche quel sostegno lì per mantenersi dipendenti. E quindi praticamente ho messo insieme tutta una serie di cose che ho sentito dire alla televisione, alla radio, che si sentivano di tutti i giorni, anche degli imprenditori che suicidavano perché non reggevano alla fine delle loro aziende. E poi, alla fine di tutto, quando siamo ripartiti, tutto è ripartito, ho concentrato in questo libro quello che mi era rimasto in mente. Ecco. Tuttavia, però, il libro, cioè, se no dice sembra che sia la radiocronaca, che libro è? No, questo libro invece è questa è una piccola parte, la parte che riguarda Andreina, perché i personaggi fondamentalmente sono tre, ma si vedono dopo. Esatto. Dunque, poi questo qui si può, perché oltre a parlare della crisi dei mutui subprime, in questo libro parlo anche di sentimenti, che però non sono sentimenti da intendersi come la classica storiellina d'amore tra tizio e tizia che quando va bene, male, ma c'è in primo piano la moglie, l'ostinata moglie filiale che questa Andreina prova nei confronti dei propri genitori. E che tuttavia, nonostante lei si prodighi, non si accorge che già loro si sono barricati e chiusi in un universo loro, depressivo, chiudendo fuori anche la figlia. Inoltre c'è l'amore inteso come altruismo, cioè, che non è quello ovvio, palese delle persone di buon cuore. Ma quello che non ci si aspetterebbe mai da determinati tipi di persone che scelgono in un determinato momento di andare contro i propri interessi e aiutare. E un aiuto che non si ferma a una scelta impulsiva come diceva, a quel momento lì ha scelto così. No, prosegue sorprendendo anche chi è che continua a dare aiuto. Poi, tornando allora ai protagonisti, direi di parlare un pochino di Andreina. Dalle prime battute del libro si capisce che cioè la sua vita trascorreva tra fidanzato, che stava a Bergamo, oltretutto, e l'azienda di famiglia. Quando il rapporto naufraga, la ragazza, cioè la donna, più una donna che una ragazza, si ritrova catapultata in una realtà da cui aveva preso le distanze, perché passava il weekend fuori e tornava a Borgo Fossi soltanto per lavorare. Quindi, al centro del libro c'è questa famiglia problematica nella quale la protagonista cerca di tenere la barca a pari. Come ho detto prima, pur non li sopporta più i genitori, però gli vuole bene, cerca in tutti i modi di ricreare le condizioni che esistevano quando le cose andavano bene. Si rimbocca le maniche e cerca di far ripartire un'azienda che però è in crisi. E ci sono anche tante le cose che non vanno, se ne accorge, però c'ha già tanti problemi a cui far fronte e chiude occhi e orecchie. E va avanti finché la verità nuda e cruda gli viene sbattuta davanti agli occhi e la tramortisce. Tuttavia, non si lascia abbattere e continua a lottare. E queste indagini di Andreina si affiancano a quelle dell'uomo, che è l'uomo con la U maiuscola. Esatto, vi è questa particolarità, è un bel escamotage, diciamo una bella caratteristica, no? È molto intrigante, è stata una bella scelta perché da quel quid una persona, non so, da quel quid che distingue, insomma, un po' la prosa, il libro, questa parola uomo, no? Con la U maiuscola che compare lungo, cioè nelle pagine, lungo la storia.
Prego, scusami Laura, ti ho interrotto, ma questa cosa dell'uomo a me è piaciuta molto, lo troverete, scoprirete poi. Adesso sentiamo Laura cosa ci vuole raccontare di questo uomo, però poi scoprirete chi è, ovviamente. Solo leggendo, chiaro. Allora, si tratta di un detective un po' bizzarro. Che assume diverse identità nel libro e in teoria la sua attività sarebbe di ricercare delle persone scomparse. Si scopre poi in seguito invece che l'oggetto della sua ricerca è abbastanza spietata, perché poi si rivela anche un individuo spietato nei metodi, certo, come opera. Sono degli strani individui che hanno delle devianze, mamma mia, ignobili. Se ci ripenso, non so come mi è venuta l'idea. Se non la testa delle persone non partorisse queste idee, non verrebbero fuori i libri noir. Poi, un conto in pensiero, cioè un conto... cioè, è giusto, la fantasia deve andare a ruota libera. Uno propone il personaggio, è fantasia, e poi l'autore può... Scusami, il lettore può gradire o non gradire. L'autore è un creativo, quindi ci sta. A volte l'autore spiazza, perché pensa, non so, la Agatha Christie, una signora tutta distinta. No. Quante idee ha partorito, quindi voglio dire, chapeau, Tuttavia è anche un tipo strano, perché il libro soffre di nostalgia per il suo paese e non vede l'ora di tornarci, però deve portare a termine questi incarichi e sa che finché non l'avrà portato in fondo non potrà tornare. E fra le altre cose si affaziona a un bimbo in cui si imbatte durante le varie peripezie che deve affrontare. E in realtà, nel libro lui rappresenta il fato, cioè l'aiuto imprevisto, lo sconosciuto che in un soprassalto di umanità sceglie di non girarsi dall'altra parte, oppure quando, non so se uno si è mai ritrovato, quando uno magari è in fila al supermercato, sente due persone che parlano e sente un consiglio e dice, boh, era proprio quello che mi ci voleva. Cioè praticamente tutti quei miracoli, quelle cose casuali che accadono quando uno pensa di dire basta e danno la forza di continuare ad andare avanti. Per un buon pezzo del libro sembra che le storie sia di Andreina che dell'uomo proseguano su due binari distinti e paralleli. A un certo punto però si incontrano e diciamo in maniera piuttosto... inaspettato. Allora, a questi punti io mi fermerei. Mi sembra che tu abbia descritto bene sì. Il mood. Non rivelerei altro, perché allora avete capito che il libro è strutturato in una maniera particolare. Poi faccio la domanda precisa. È una trama, diciamo così, complessa, però avete sentito, non è proprio un noir secco. Poi ci tengo a sottolineare anche questo, che il libro non è pulp, nel senso che Laura Gronchi è elegante nella sua scrittura, nonostante tocchi degli argomenti anche crudi, voglio dire, delle situazioni, diciamo, drammatiche, però... La prosa adatta per chiunque, nel senso che chiunque può approcciare il libro, anche un young adult, perché Laura usa sempre una mano molto leggera e una scrittura elegante, cioè non esagera mai. E questo è molto importante precisarlo, perché tutti possono godere della lettura di questo libro. A me è piaciuto proprio per questa struttura un po' particolare. Adesso chiederemo un pochino. Innanzitutto questa parola uomo con la U maiuscola che si ripete e poi
verrà decodificato, però Laura ha già spoilerato che si tratta, è un simbolo, no? Quando troviamo questi, diciamo, nomi che non sono proprio dei nomi propri, questo è proprio un tentativo che spesso riesce, infatti la nostra Laura ci è riuscita, a dare un senso proprio di universalità, no? Al personaggio. E infatti, Laura ci ha detto, rappresenta il destino, no? Quello che a un certo punto, il destino, il fato, quello che può essere l'imprevedibilità. E mi è piaciuto perché è un libro contaminato, nel senso che non è di genere, e a me piace questa cosa. Via tutto il discorso che ha fatto Laura, che ci fa molto riflettere, tutta questa situazione che, ahimè, non è finita, perché stiamo attraversando un momento storico molto difficile. D'altro canto, pensiamo al passato, il secolo scorso, ma ormai, diciamo, due secoli fa, la rivoluzione industriale ha portato a proprio la sparizione di alcuni mestieri e la comparsa di nuovi mestieri. Adesso siamo nella stessa situazione. Stanno sparendo proprio dei lavori, dei mestieri, delle attività, soprattutto le attività artigianali, però stanno venendo fuori nuove figure. Così è. E quindi in qualche modo dobbiamo accettare il divenire, in qualche modo adattarci, no? E la protagonista si rimbocca le maniche. Però quella, la parte che a me ha colpito di più, cioè il senso proprio di decadimento di alcuni valori di base, e che sono accompagnati poi da quello che è un decadimento generale, ma proprio direi del paesaggio, dei luoghi in cui vivono spesso questi nostri personaggi, i personaggi che Laura ci presenta, perché oltre a questo uomo e al personaggio femminile, ve ne sono poi tanti altri, via la famiglia, è stata nominata, e ne usciranno altri. E questo degrado si sente, degrado di valori, cioè la ragazza, questa donna, anzi, a un certo punto viene coinvolta anche in passatempi che a lei non dicono niente, si lascia vivere, no? E è tutto in crisi, i rapporti con il suo ex fidanzato, in crisi nella famiglia, e questo si rispecchia in quello che è la crisi economica e la crisi anche ambientale, degrado, il borgo, di certi luoghi. E questo è sicuramente, ahimè, una realtà. Quindi è un libro che intrattiene, perché la trama è serrata. Noi, Laura vi ha rivelato giusto quel po'. Ecco, però la trama è serrata fino all'ultimo, non si scopre, non si scoprono le carte. Però giustamente è un libro che fa pensare, che dà molti input, e questo è un'ottima cosa, perché un libro, usiamo pure questa parola, un noir, ha questa funzione doppia: intrattenimento, perché comunque il libro non deve essere noioso, perché sennò non lo si legge, e poi fa pensare soprattutto a quella che è la realtà dei nostri giorni e l'adattamento a questa realtà dell'essere umano. Quindi è anche una bella introspezione psicologica dei personaggi. Questi personaggi di cui ci ha accennato Laura, e io personalmente non vi dico di più, perché voglio che i personaggi li scopriate voi. Insomma, questo libro lo dovete leggere. Mi sembra che noi vi abbiamo già raccontato parecchio, che secondo me dovrebbe rendervi interessante questo libro, perché presenta tante, tante, tante tematiche. Però, per curiosirvi ancora un po', io chiederei quello che io chiamo la cortesia al... chiedo questo. Laura, se hai piacere, ma solo se hai piacere, di leggerci un breve estratto, ma ovviamente breve estratto, che scegli tu, che non spoileri troppo, ma che ci dia
ancora un pizzico della tua prosa, perché così magari, guarda, ma basta mezza paginetta, anche aprendo il libro a caso. Vedi un attimo, perché secondo me ci può stare. Ancora un cenno, alla prosa, perché io sono partita proprio dall'incipit per introdurvi, ma magari l'autore può scegliere ancora un altro passaggio. Beh, leggo un pezzettino. Brava. Allora, cosa hai fatto qui? Fece per abbassarle il collo della maglia, ma lei si ritrasse. Niente, lascia stare. Il sorriso passò da sfottente a incerto. Spogliati su, che ti faccio contento. Inizia tu. Togliti la maglia immediatamente. Uffa, come sei noioso oggi. Grazie per la gita al mare. Se non vuoi altro, me ne torno a casa. Invece non ti muovi di qui. Daran la agguantò per la vita e in pochi istanti lei si ritrovò in reggiseno. La macchia dietro al collo era nulla rispetto alla schiena, coperta da una ragnatela di lividi bruastri. Anche all'altezza dello sterno aveva ematomi scuri, pareva fosse stata presa a pugni. «Chi ti ha fatto questo?» Daran era sgomento. Andrina rimase muta, a capochino. Strinse le braccia al petto e iniziò a tremare. «Rispondi, maledizione!» La scosse per le spalle, ma ottenne solo di farla tremare di più. Quando lei rialzò la testa, aveva gli occhi pieni di lacrime. Volevo essere felice oggi. Qualche ora, mica tanto, lo sarei fatto bastare per tutta la settimana. Voilà. Quindi, oltre a, diciamo così, la problematica sul lavoro, ci sono altre problematiche che questa donna deve affrontare. Si tratta comunque di una donna molto tosta, molto coraggiosa. E vedrete come lei reagirà. Sarà una donna comunque resiliente, No. Però se la guadagnerà, vedrete. A questi punti io ti chiedo, proprio per incuriosire ancora, il perché delle tue scelte, diciamo, di tempo e persona verbale, perché queste sono talvolta importanti. Tu ci puoi dire il tempo verbale, la persona? L'abbiamo già spoilerata, però così, leggendo, l'abbiamo spoilerata. Perché hai fatto questa scelta? È una scelta così istintuale o meditata? Perché sono abituata a leggere libri scritti generalmente in terza persona al passato. Tutto così. Ho provato a scrivere anche al presente, anche i racconti, spesso e volentieri mi sto sforzando di scriverli al presente, ma dopo un po' mi sembra che i sentimenti, le cose mi vengono meglio. Quindi sei distinto, sei andata distinto. Sì, benissimo, questo perché è importante, parla dell'autore, quindi distinto, passato, terza persona. Okay. Sì, ma anche il primo romanzo ho cominciato così, di punto in bianco, per me si scrive in quella maniera. Vai così, e quindi questa vuol dire che è la tua strada. Poi ogni tanto uno sperimenta, però diciamo che per ora, nel romanzo... Ma anche perché... Lo sai anche perché? Perché usando la terza persona i punti di vista li puoi cambiare. Invece in prima persona il punto di vista è sempre di una persona sola. Assolutamente sì. Quindi cambiando, la utilizzi proprio per cambiare i punti di vista. E questo ci dà l'idea proprio della struttura del romanzo. Questa informazione è un'informazione molto importante da non sottovalutare. Adesso ti chiedo cosa stai combinando di bello, Laura, perché adesso non spoileriamo altro. No. Cosa vuole in pentola? Cosa stai facendo? Hai dei progetti? Allora, io c'ho un libro sulla maternità tardiva e l'aborto, che però sta andando per le lunghe perché è un tema difficile e certo. non viene bene come gli altri.
Poi avevo già un libro pronto sulla violenza sulle donne, cioè il tema centrale è la violenza sulle donne, Sì. però non c'è soltanto quel tema lì. E adesso guardo di mandarlo in editing e di portarlo in fondo. Con tutti i racconti sto pensando di scrivere un'altra raccolta di racconti insieme a un'altra mia amica scrittrice. Bello. E adesso, a dire la verità, siccome parlando con altre persone, io e mio marito ci sa la passione per i viaggi, ho talmente tante foto sul computer e mi hanno dato l'idea di fare dei fotolibri. Adesso sto facendo un fotolibro sull'Irlanda. Bello, bellissimo, è molto divertente. Bello, questo è molto gratificante, è una cosa bella, divertente. Quindi, Laura, complimenti perché sei poliedrica e quindi, lo sai, hai già il buono per tornare quando ti farà piacere. Io sono qua, come dico, inshallah, se camperò, per cui hai già il buono, E per parlare, insomma, dei tuoi prossimi libri, dei tuoi prossimi lavori. A questi punti io ti faccio le domande pratiche, le chiamo terra terra, però fondamentali, ok? Te le faccio tutte e due assieme perché sono collegate. Sono importanti perché io ti chiedo dove possiamo acquistare Cronache dal Borgo di Laura Gronchi, casa editrice Alteringa Edizioni, ok? E poi dove ti possiamo trovare sui social? Perché ormai senza social non si può stare. Però d'altro canto, se non sei usati bene, un lettore può contattare il proprio autore, farti delle domande, mandarti dei feedback, insomma, fanno piacere, no, Laura? Soprattutto. Quindi queste due domande insieme. Allora, il libro si può trovare, prima cosa di tutte, sulla casa editrice, poi su Amazon, che ormai tiene tutti i libri, e poi su Disney. Tutti gli store online, secondo me, cioè, non li nominiamo perché c'è già tanta pubblicità. Per cui sugli store online, tutti. O Ok. se no, in libreria uno lo ordina e gli arriva in pochi giorni. Perfetto. E Dove sei io, tu sui social? dunque, io sono su Facebook, Laura Gronchi, uno cerca e appaio io. Perfetto. Poi Quindi hai Instagram, profilo e pagina o hai solo il no, profilo? profilo io come persona, Laura Gronchi, punto 18. Fantastico. Poi Benissimo. no, su Instagram è Laura Gronchi 1967-99, Non ci si può TikTok. sbagliare. Laura Gronchi, Laura Gronchi 4, l'hanno appioppato loro. Vabbè, TikTok è un po' sui generis. E poi cosa c'è? Ah, c'è anche il sito di scrittrice. Bellissimo, questo devi dirlo, eh. Allora, www.laura.linetta.gronchi.linetta.scrittrice.it. Fantastico, quindi come dicono i giovani, googolando Laura Gronchi non avrete problemi a trovarla. Quindi contattate Laura Gronchi Simolina. e lei sarà contentissima. A questi punti siamo giunti quasi al termine della nostra chiacchierata, che per me è stata una chiacchierata molto piacevole. Grazie. Grazie Laura. Mi metto un attimo gli occhiali perché non voglio sbagliare. Vi voglio dare gli appuntamenti per la settimana prossima con autore domiciliare. Allora, io ho dunque, allora, martedì 12 novembre alle ore 16 un autore, Marco Moretti. Mercoledì 13 novembre un altro autore. Alle ore 18, quindi questo autore di mercoledì 13, un orario non canonico, eh? Un altro autore, Luca Lume, quindi la prossima settimana sarà all'insegna dell'Homo sapiens sapiens, genere maschile. Invece, vabbè, questa è stata una settimana un po' più mista, invece prossimo avremo tutti autori. Benissimo, a questi punti, ahimè, saluti finali. Allora, io saluto, ringrazio coloro che hanno seguito la nostra diretta, ringrazio coloro che seguiranno l'intervista in differita, quindi li ringrazio, li saluto anticipatamente e in modo particolare,
Saluto e ringrazio la mia graditissima ospite, quindi l'autrice Laura Gronchi, da Pisa, questo bellissimo accento toscano meraviglioso. Oddio, quando mi risentirò, oddio. No, guarda, è bellissimo. Poi io sono genovese e alla faccia, se si sente che sono genovese, ma va bene, sai, i dialetti... Teniamoceli, cioè sono importanti, importanti, perché è cultura. Quindi quando ti risentirai, fidati che sarai contentissima. Quindi Laura, io ti aspetto presto di nuovo ospite qua, ti mando un grosso bacio da Genova e a tutti mando un grosso bacio da Genova. Laura, da dove mandi i tuoi saluti? A Pisa. Provincia dalla splendida Toscana. Ciao a tutti, ciao, ciao, grazie a te, ciao.